Bimbe, andiamo a scuola? A te manca ancora il giubbotto, tu sei vestita e stai già giocando col telefono. Dai, per favore, bambine, sono le 8:15, tra un quarto d'ora la scuola chiude. Non apre, chiude. Dai, Vane. Amore, dov'è il giubbottino tuo e tuo gnogno, no? È questo. Later. Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Tra poco usciranno Vanessa e Anastasia da scuola e stamattina avevo promesso a Vanessa che oggi avremmo potuto guardare un film perché sembrava non ci fossero compiti da fare per domani, ma ahimè invece ci sono due paginette di storia da studiare. Quindi lei si arrabbierà moltissimo perché lei ci tiene tanto a guardare un film con me al pomeriggio se riusciamo e non riusciamo praticamente mai perché ha sempre tanto da studiare. E voi ragazzi, avete sempre compiti da fare anche voi quando uscite da scuola? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo tra poco con Vanessa e Anastasia. Ragazzi, mancano pochissimi minuti e stanno per uscire Vanessa e Anastasia da scuola, quindi siamo pronti a dare la brutta notizia a Vanessa? Ciao amore, ciao Anni, Ciao. com'è andata a scuola? Tu Bene. oggi sei rimasta a scuola a mangiare? Hai mangiato? Tutto? Bene. Tu hai mangiato? No? E la maestra? Non Niente. ti ha detto nulla? Cosa c'era da mangiare? Ah, ho scoperto che le lasagne ci saranno giovedì. Sì, lo so Proprio anch'io. per Quando certo. Dopodomani, ok? è giovedì? Dopodomani. Allora, Vanessa, ti ricordi che stamattina ti avevo detto che oggi non avevi i compiti e che avremmo quindi visto un bel film insieme? Ti devo dare una bruttissima notizia. Ci sono due pagine di storia da studiare. No. Sì. Sì, però non è giusto. Tu avevi detto che guardavamo un film. Lo so, amore, però sono solo due pagine. Se le farai in fretta, magari riusciamo a vedere qualcosa. Non ti arrabbiare, dai. Sentite, andiamo a far rendere le merende per domani a scuola e la Nutella? Amore, vuoi andare a casa o vuoi andare a prendere la Nutella così ti faccio magari una crepe? Ok, però dopo un po' che non mangio. Qualcosina veloce, ok? Andiamo. Allora, bimbe, siamo arrivate a fare un po' di spesuccia per la nostra super merenda di oggi, per le merende da portare a scuola. Dai, Guarda. facciamo in fretta perché Vane così studiamo. Guarda. Inutile che mi guardi così, lo so, hai ragione. Ti devo dare ragione, però non possiamo fare diversamente perché purtroppo bisogna studiare. Cioè, purtroppo, meno male, bisogna studiare, dai. Vediamo. Non lo so. Andiamo, dai, prendi il mini carrello per i bimbi. Aspetta, qui è un casino farlo passare. La bandiera? No, devi passare qui per forza, bimbe. Qua, insieme a te, Ani. Vai. Perfetto. La Nutella si trova qua in fondo. Almeno una volta era qua. Vediamo se c'è ancora. Magari l'hanno finita. Era ora, finalmente. Quanti giorni è che non mangiamo Nutella? Tre? Una sola, senza litigare per un barattolo di Nutella. No, Grazie. due. No, uno. Ok, Vane, tocca a te, merendine. Mi distratto un attimo e Anastasia sta facendo la collezione di yogurt con gli Smarties. Anastasia, guardami, ne basta uno. Tu cosa prendi? Panino, davvero? Per salame, brava. Va bene, prendeteli i paninetti, che questi sono, quando non li ho io freschi, potete portarli a scuola. Anastasia, cosa stai comprando? Questi qui sono ricoperti di cioccolato e dentro c'è la crema al latte. Non so se ti piace, ma no, amore, ma non sono buoni. Poi per la scuola, ho detto. Ne volete prendere ancora di crostatine? Vuoi provarli? Li conosci? Quali? Allora, questi qui, e questo è il vostro carrello delle merende. Direi che ci siamo. Già presa. No, sono Adesso già presa. prendo io un attimo una cosa per me, va bene? Poi andiamo a Vada. casa a far merenda, ok? Ragazze, dobbiamo ancora far merenda. Dai, basta. Solo schifezze stiamo comprando. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Ehi, Vane, Vane, gli abbiamo le patatine a casa. Dai, vieni. Ehi, bacio di dama. Ma te lo do io il bacio di No, dama. dai, Io sono bacio. una dama e ti do un bacio, a posto. Ultimo acquisto. No, Vane, Anni, io non vengo più con voi a tienimi in fare la mano spesa. questo. Dovevamo prendere solo le merende e la Infatti Nutella. andiamo. E queste sono merende. È inutile che mi fate così, come per dire, sono solo queste. È Non tantissimo. Va bene, è dai, andiamo. Io vi ringrazio vivamente della super merenda, una che mi avete fatto comprare. Anastasia, anche... Stai già mangiando?
Lo so, amore, hai ragione, sei uscita da scuola di far merenda. Ragazzi, ma io vi avevo detto soltanto la Nutella e qualche merendina, eh? Ho speso 50 euro di cioccolata praticamente. Comunque, chi dobbiamo salutare che abbiamo incontrato adesso? Patrick, un bimbo carinissimo che ci ha fermate e lo salutiamo. Veramente carino, simpatico, ciao, intelligente. Andiamo a fare la merenda a casa. Volete la crepe? Sì. Ma siete serie? Sì. Ma con tutto quello che vi ho comprato volete la crepe? Vabbè, è crepe sia. Così ti do l'energia giusta per studiare storia. No. Allora, bambine, siamo appena tornate a casa. La casa era tutta in ordine, completamente in ordine, perché stamattina avevo messo in ordine, lo potete vedere, perché avevo anche tirato su tutto per lavare i pavimenti. Ma facciamo un tour della casa in questo istante. Facciamo un tour. Scarpe di Anastasia, giubbotto con tanto di grembiule lanciati come se non ci fosse un domani, scarpe di Vanessa, zaino con incastrato in mezzo lo scaldacollo, un altro scaldacollo e giubbotto buttato lì. Allora, se volete le crepe, ora vi alzate. No. Numero 1. Mettete in ordine la spesa che abbiamo fatto. Numero 2, ci stai mangiando il mondo. E allora Vanessa, o faccio le crepe o metto a posto la spesa. Non faccio le crepe alle 6 di sera. No, mi dovete dare una mano, perché altrimenti mi continuate a mangiare ciò che avete comprato. Tu lo stai già facendo, ti sei già mangiata mezzo panino e un bacio di dama. Che senso hanno queste crepe? Ve le faccio stasera dopo cena. No, però io le volevo adesso. Ok, aiutatemi una mano. Voglio vedere la casa in ordine. Le scarpe le mettete in una. Ma ragazzi, ma non si lanciano i vestiti e le scarpe così. Pensa se facessimo tutti così. Ok, tu non mangi la crepe. Vai. Non ci sta. Adesso voglio vedere come fa ad arrampicare. Hai in bocca il biscotto. Non saltare, non fare loca. Basta metterli anche in ordine un attimino. Bravissime. Allora vi faccio le crepe. Tra 2 secondi torno a vedere. E anche quella di Anastasia è pronta. Allora, bambine, anzi, più che bambine, noi facciamo una cosa, Anastasia. Dopo che abbiamo finito di far merenda, ripassiamo inglese, ok? Inglese. Le paroline di inglese. Quali sono? Come quali sono? Me le stai facendo dire da 3 giorni? Quelle della cancelleria, quindi la penna, eccetera, eccetera. Tu, storia. Sì, invece, guarda la telecamera. Sì. Guardala. Non andate nella stessa direzione. Non voglio storie, Vanessa, eh? Ok? Tu cosa stai facendo? Mi stai nascondendo. Eh? Cos'è questo orrore sul tavolino? Diciamo che di merenda ne avete fatte abbastanza. Vane? Dai che devi studiare, su! Amore, per gentilezza, ma solo per gentilezza, non è che potresti riordinare un attimino il tavolo? Ma dov'è Anastasia? L'hai vista? No. No, perché io dovrei andare su con lei mentre tu fai i compiti. Me la cerchi, per favore? Che veramente non riesco a capire dov'è questa bambina. Ogni volta sparisce. Sembra che Babbo Natale col vestito. Dove? Dove sei? No, che t'ha visto Vanessa, non ti ho vista io, eh. Mi fa così col dito. Vale. Dai, Ani, che tu devi venire su con me, che dobbiamo ripassare inglese mentre Vanessa studia storia. Vieni? Come no? Devi venire per forza. Su, adesso basta, dai. Tu vai a studiare storia e tu vieni su con me. Dai, Anastasia. Vane, no. Mi arrabbio, eh. Vai, fila. Dai, bambine. E io vi metto in castigo. Vanessa, e voilà. Alzati, ti do 3, 2, 1. Vanessa, alzati. Dai, vieni con me su che andiamo a ripassare inglese, dai. Brava. Non essere troppo con te. Vane. Vanessa? Ma dov'è? È sparita. Vanessa è sparita e non è più in cucina. Dai.
Vanessa, ti prego, esci da qui. Dai! Dai Vanessa, ci vogliono 10 minuti se ti impegni. È inutile che fai sempre, ogni sera fai così e ci mettiamo una vita e mezza per leggere due pagine. Esci. Dai Vanessa, esci. Vanessa non è qua dentro. No, Vanessa invece è qua dentro. Esci. Dai Vane. Cosa stai facendo? Sono la porta. Dai, vai a studiare. Guarda, io vado su, eh? Ok? Tu per favore studia perché poi ti interrogo, ok? Mm-hmm. Tieni e studia. Secondo te io studio? Che cosa posso fare? Ma che cavolo, ma chi c'ha voglia di studiare? Sempre devo studiare e fare quello. Anzi, mi nascondo, così nessuno mi trova e posso stare nel balcone tranquilla. Anche perché fa caldo. Amore, abbiamo fatto il lettino finalmente, è quasi ora di disfarlo, ma noi l'abbiamo fatto adesso. Senti un po', signorina, facciamo sentire ai nostri cucciolini quanto sei brava in inglese? Sì. Dai, abbiamo studiato in questi giorni alcune paroline in inglese, vero? Sì, sì, sì. Dai, allora, come si dice penna? Penna. Matita? Pencil. Astuccio. Pencil case. Ma sei bravissima. Gomma. Ruber. Temperino. Sharpener. Bravissima, amore. Libro. Book. Zaino. Sullo zaino abbiamo sempre delle perplessità. Pensa alla scuola. Brava! Yeah! Grandissima! E poi pennarello. E pennarello? Però flat. Ah, flat. Tip pen. Ah, flat tip pen. Ma non sono sicurissima perché l'abbiamo studiata stamattina perché ci eravamo scordati del pennarello. Flat tip pen. Bravissima, grande, grande, grande. Brava amore. Chissà se vi danno ancora qualche parolina da studiare, però ho saputo che le maestre non vi hanno ancora chiesto nulla, vero? No. No. La maestra. La maestra. Va bene, tesoro. Allora, adesso io vado a stendere. Mamma, stai, vado già a bere. Va bene, vai a bere che tra un attimo arrivo anch'io, ok? Aspetta, ma c'è proprio da fatto. Vabbè, se finisco bene perché sono scappata. Ah, ho fatto. Vado io. Dov'è? Fammi vedere. No, non ci credo. Non ci credo. Non ha studiato niente. Anzi, ha pure colorato, disegnato e scritto la V di Vanessa. Ma chi è che non c'è? No, guarda, tanto io lo so dov'è. Cosa pensa di prendere in giro me? È qua, apri. Si era nascosta. No, guarda, controlliamo bene. Controlliamo bene, controlliamo bene. Ah, è qua. C'è? Non c'è. Guarda, stasera Anastasia mi vedrai molto, molto arrabbiata. Sei pronta a vedermi molto arrabbiata? Ok, adesso appena la becco andiamo a cercarla. Sarà in bagno, dove vuoi che sia. Dove vuoi che sia. Ah, sì, riesco, sempre in vasca. Non c'è. Non c'è. Nella lettiera del gatto? No, anche per non c'è, neanche nella lettiera del gatto. Ok, ok, va bene, qua. Vanessa! Vieni, ti ho beccata! Vieni su! Non c'è. Niente, ragazzi, Vanessa è sparita. E non so dove. Cosa c'è? Chi è? Ma cos'è? Ma cos'è sto casino? Ma cosa ci fa qua? Cosa ci fa? Cosa ci fai? Cosa ci. Ma cosa ci fai sul balcone? Sì, ma l'ho trovato per te, l'ho chiuso. Eh beh, giusto, l'avrei fatto anch'io. Perché eri sul balcone? E poi faceva. Stavi rinfrescando le idee per studiare? Sì. O stavi rinfrescando le idee per disegnare ancora meglio su quel quaderno? No, per studiare.
Ma scusa, ma Vanessa, ma cioè, sei stata un'ora sul balcone, io sono scesa... No, non ci credo. Mamma, freddissima! Ma per forza, Vanessa, madonna, per forza che hai freddo, sei rimasta un'ora sul balcone, ci mancherebbe altro che tu non abbia preso freddo. Vieni con me subito. Vai sul divano che adesso ti porto una copertina. Ma scusami, perché non ti sei messa a studiare? Perché non ti sei messa a studiare? Guarda, non voglio urlare, perché sennò anche nei video mi sentono urlare e mi riconoscono tutti. Devi studiare. Hai capito? Guarda, se ti viene la febbre, vai a scuola lo stesso. Ma a me ti ho detto che non posso andare a scuola con la febbre. Ci parlo io con la maestra, dico che la febbre è dovuta soltanto al fatto che sei uscita sul balcone, non hai nient'altro, ok? Mm. Tieni, copriti, scaldati un po'. Ma Vanessa, ma cosa stai facendo? Dai, ma tirati su. Cosa fai? Mi sembri Olaf, tutta vestita di bianco, il pupazzo di neve. Copriti e Anastasia, mi fai una gentilezza? Mi vai a prendere quel libro che c'è di storia sul tavolo? Sì, grazie amore. Allora Vanessina, a te il Nilo, gli abitanti del Nilo. Il Nilo Sud, il Nilo Nord. L'Egitto del Sud e l'Egitto del Nord, perché io ho già studiato e quindi so già di cosa parla. Comunque, tu amore, Ani, tu la prossima volta, prima di chiudere un balcone aperto, accertati che non ci sia qualche psicopatico fuori, perché non è normale andare sul balcone a meno 10. Era dietro, allora non si vedeva, vero? Lo so che non l'hai fatto apposta, però la prossima volta se trovi il balcone aperto fatti una domanda. Allora, il video finisce qua. Domani diciamo ai nostri... Sì, proprio suora, guarda, uguale. No, sembri una vedova più che una suora. Anastasia? Salutiamo i nostri cucciolini. Allora, cucciolini. Oggi iniziamo un nuovo video. Allora, ragazzi, finiamo il video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un giorni. Aspettate. Allora, ragazzi, oggi iniziamo un video. Perde la memoria. Ti consiglio di... il prossimo video che ci guardiamo, il prossimo film che guarderemo, che è bellissimo, io l'ho già visto 50 volte, come esattamente il titolo del film, che ti si addice perché sembra che tu perdi la memoria, è 50 volte il primo bacio. È stupendo. E se stasera farete le brave e Vanessa studierà e non mi farà impazzire, ci guardiamo il film. Allora ragazzi. Sì, amore, sì, ci siamo, ci siamo. Allora ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate Vanessa in su e like in su e Romina in su e io in su e Gaspar in su e Oliva in su. Oliva. Ciao! Ciao! Dall'ospedale psichiatrico di Novara, ciao!